Luca Borioni, buongiorno, buongiorno e benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare di un libro pubblicato dalla casa editrice Neos, un libro di racconti, Sport Mirabilia, Campioni Oltre. Luca Borioni è giornalista, attualmente scrive per l'edizione torinese del Corriere della Sera, dopo 17 anni trascorsi come redattore e inviato di Tutto Sport. E quindi sente ogni giorno il polso di Torino, del Piemonte, attraverso questa preziosa presenza del Corriere della Sera a Torino, perché non racconta ovviamente solamente la parte torinese. Mi scuso se faccio un po' questa digressione, Luca Borioni, ma credo che sia interessante perché certo. Corriere della Sera edizione Torino racconta il Piemonte. Assolutamente, sì, racconta il Piemonte, quindi storie di approfondimento, c'è l'occasione ecco, per approfondire un po' alcuni argomenti, non soltanto legati alla cronaca, e quindi sì, come dicevate, si spazia un pochino anche su tutto il territorio. Io sono un affezionato lettore della rubrica di Luca Iaccarino, per esempio. Certo, sì. Golosa la rubrica. Certo, ma certo, perché poi giustamente da golosi si legge di cose che sono scritte in maniera veramente molto bella, come anche questo libro, Campioni Oltre. Perché questa parola oltre, Luca Borioni? Ma perché soprattutto in Italia, insomma, io che conosco bene l'argomento, avendolo frequentato, come ricordavate, da tanti anni per lavoro, ma soprattutto prima ancora per passione, cioè lo sport, so benissimo che nella cultura italiana è legato soprattutto al risultato, no? Sappiamo che noi abbiamo questa grande passione per i risultati, per le vittorie ovviamente. È come dar torto per un certo aspetto. È come dar torto, certo, questo è normale, naturale, però diciamo che magari nella cultura per esempio anglosassone la letteratura sportiva ha conquistato uno spazio diverso e più importante, cioè ha una pari dignità con la letteratura in senso generale e quindi lì troviamo magari molti scrittori che si avventurano in racconti sportivi, che fanno biografie di campioni e che sono degli esempi di letteratura assolutamente di altissimo livello. Mi viene in mente David Peace, per esempio, che è uno scrittore inglese che ha raccontato il calcio con parole veramente eccezionali, con dei libri bellissimi. Non che in Italia non ci siano esempi ovviamente di valore, però diciamo che c'è una concezione diversa, per cui c'è stato sempre poco spazio per un approfondimento. E allora così è un po' nata questa idea di scrivere Campioni Oltre, di andare un pochino oltre appunto il risultato, e facendo abbiamo scoperto tante belle storie non soltanto legate alla prestazione agonistica, ma molto spesso a questioni umane, perché poi i campioni, insomma anche quelli più famosi, hanno ovviamente un loro vissuto che spesso è esemplare, spesso parte da zone malfamate, da situazioni di disagio, e trova nello sport un'espressione meravigliosa di affermazione umana, prima che professionale appunto o sportiva. E quindi è stato il pretesto lo sport per andare un pochino oltre un po' gli stereotipi e quello che si pensa sia lo sport. E abbiamo fatto tante belle scoperte, insomma. E noi abbiamo fatto tante belle scoperte leggendo questi racconti con varie firme, Mirza Alibegovic, che è un giocatore di pallacanestro, poi Giorgio Balzola, Antonio Barillà, Aldo Cazzullo, Roberto Colombo, Enrico Fonte, Giorgia Carberoglio, Daniele Garbo, poi Lucilla Granata, Riccardo Marchina, quindi Carlo Morizio, Ugo Splendore, Daniele Vaira, Stefano Valenti, Raffaele Viglione, ovviamente il racconto anche di Luca Borioni, che ha curato tutta quanta questa antologia, un'antologia i cui diritti d'autore sono dedicati a chi? Sono dedicati all'associazione Onlus Insuperabili, che è una scuola calcio che ha delle sedi in tutta Italia, 17, e che fa secondo me un lavoro veramente notevole a favore delle persone con disabilità che vogliono giocare a calcio, e quindi insomma ci sembrava giusto dedicare questo piccolo contributo a una causa così nobile, anche perché nel libro, appunto, nel mio racconto per esempio, ho sviluppato una storia che ho conosciuto grazie ai Superabili, di un ragazzo
che quando era giovane, cioè oggi è un uomo di 45 anni, ma quando era ragazzino aveva sostenuto un provino per l'Inter, quindi era un portiere molto promettente, fu scelto dall'Inter, fu preso, e poi purtroppo tornando a casa ebbe un incidente in bicicletta, o fu travolto da un camion che gli lasciò questa disabilità permanente, che però non gli ha impedito di tornare a giocare a calcio grazie ai superabili, scoprendo una nuova dimensione e un nuovo ruolo. E lui racconta che da centravanti, appunto, quando gioca con la sua squadra, riprova quelle emozioni che aveva provato prima, purtroppo, di quell'incidente. Quindi questa nostra storia era partita da questo spunto, per cui è sembrato naturale pensare a loro per dedicare questi diritti di autore. Se tieni il ritmo tutto può accadere, ma se vai fuori tempo sono guai, e la musica stona, i rimbalzi vanno fuori giri e tu perdi il controllo, il pallone ti supera, finisce in rete e tu sei battuto. E tu sei battuto dal punto di vista sportivo, ma non dal punto di vista umano, Luca Burioni. Esattamente, proprio così. Queste sono tutte storie, appunto, di rivalsa, di affermazione, come dicevo prima. La disabilità ovviamente è un argomento molto forte, molto, secondo me, anche in questo caso un pochino sottovalutato, perché la si guarda come ovviamente a un limite, mentre invece soprattutto nello sport dovrebbe emergere invece il valore di questo che viene considerato un disvalore, no? Perché non so chi diceva, appunto, che l'importante è osservare come loro, questi ragazzi, non come cadono ma come si rialzano, e lì è un po' tutta la forza di questo messaggio. Per cui ci sono tante storie così che partono da situazioni difficili e poi si sviluppano in maniera inaspettata. E andiamo a conoscere l'ottavo re di Roma. L'ottavo re di Roma, che non può, certo, essere che lui. Abbiamo parlato di Francesco Totti, sì, nel libro, perché ci sembrava un personaggio, anche in questo caso, che magari può essere visto con la lente del tifo in maniera più o meno simpatica o positiva, no? Ma noi sappiamo che umanamente è un altro personaggio che, insomma, ha uno spessore, e lo abbiamo fatto raccontare a Daniele Garbo, che è sempre stato un inviato di Mediaset, che ha frequentato tantissimi campi di calcio e quindi ha potuto conoscere, stando a Roma, i campioni di calcio, in particolare Totti, soprattutto all'inizio della carriera. E quindi in questo racconto lui sviluppa quello che è stato un episodio legato anche a Cassano, quindi al rapporto di Totti con Cassano, che è molto simpatico, divertente, e quindi questa è stata la nostra storia. Siamo in tempi di sci, ovviamente, soprattutto pensando alle Olimpiadi, e qui ritroviamo un Alberto Tomba sempre molto presente nella sua vita, nello sport. Sì, perché anche Alberto Tomba è un altro personaggio che, al di là, insomma, dell'immagine molto brillante, simpatica, in questo caso molto molto, che conosciamo, che abbiamo conosciuto negli anni, oltre ai successi sulle piste da sci, c'è un altro aspetto, e ho chiesto a Lucilla Granata, in questo caso, che è stata inviata di Sky, che è una giornalista anche lei televisiva, che ha conosciuto molto bene Tomba, è diventata molto amica di Tomba, ci ha raccontato invece un episodio che credo fosse sconosciuto, di una volta in cui Tomba, in una pista di sci, ha letteralmente salvato la vita a una famiglia che era lì per passare un weekend sulle piste da sci, che stava per essere travolta da un gatto delle nevi, di retromarcia, diciamo. E quindi questo episodio, insomma, viene raccontato con ironia, con leggerezza da Lucilla, ed ci offre un'altra visione del campione, appunto. Io avrei preferito leggere in un racconto, ovviamente, dico per scherzo, questo racconto avrei preferito fosse cominciato così: sono Roger Federer e gioco a tennis. Invece ho dovuto leggere: sono Rafael Nadal e gioco a tennis. Al di là delle mie preferenze tennistiche, qui Aldo Cazzullo ha dato fondo veramente a scovare un'altra. Stiamo parlando, seppur in questi pochi minuti di conversazione, di straordinaria umanità che questi racconti ci mettono di fronte, compreso questo, quello di Rafael Nadal. Assolutamente, ma ti do ragione, perché anch'io ammiro molto Roger Federer, però devo dire che anch'io ho scoperto in questo racconto di Aldo Cazzullo veramente una dimensione
di questo campione umana molto forte, molto presente, addirittura un impegno sociale continuo che lui porta avanti parallelamente alla sua attività. Ovviamente lui sottolinea il fatto di essere un privilegiato, ma al tempo stesso concretamente non si è dimenticato della sua terra e quindi sulla sua isola continua a stare vicino alle persone e continua ad alimentare la sua fondazione, che poi interviene in caso di bisogno, come è successo tante volte. Quindi dal dialogo di Aldo Cazzullo, che poi è uscito anche sul Corriere della Sera in un'intervista esclusiva, emerge proprio la figura di un uomo con le sue, anche con i suoi tic, che poi si porta in campo, quindi le sue debolezze, i suoi nervosismi, che ha imparato a gestire grazie allo sport e ha imparato poi a tradurre in qualcosa di importante oltre allo sport, appunto, anche in questo caso un campione oltre. Un campione oltre, come ritrovare in questi racconti anche una presenza che non va dimenticata, la presenza di Bradley. Sicuramente gli sportivi lo ricordano, ed è bello che ci sia stato un racconto per ricordare il sorriso di Bradley, oltre alla sua forza atletica, ovviamente. Certo, ma veramente sono dei piccoli miracoli, no? Secondo me, perché sono situazioni che ci confermano quello che è il valore dello sport, dove magari appunto un disagio è un po' il pretesto per creare qualcosa, per fare un qualcosa che sia o un bel gesto magari sportivo, ma al tempo stesso anche un'impresa di carattere umano, appunto, che è altrettanto notevole. Mi piaceva questa idea, insomma, che molto spesso i campioni sono un po' come dei supereroi che hanno grandi responsabilità, oltre che superpoteri, e questo binomio porta spesso appunto a produrre dei racconti bellissimi. Dei racconti belli, perché poi scopriamo per esempio che questo piccolo protagonista del racconto è stato un grande protagonista di una sofferenza straordinaria, e quindi c'è stata anche una gara di solidarietà a partire da German Defoe, e questo credo che sia veramente molto interessante, perché sono dei nomi sconosciuti, ma sono dei nomi che vanno conosciuti anche attraverso questi racconti, Sport Mirabilia, Campioni Oltre, l'antologia di racconti a cura di Luca Borioni. Ma prima di salutarci, Luca Borioni, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia sono più di uno, in realtà, per essere, io sono uno di quelli che porta avanti delle letture parallele, che magari a seconda dei momenti in cui ho tempo riesco ad approfondire. Sono molto interessato agli sviluppi della nostra società in questo momento di grandissime rivoluzioni culturali, e quindi soprattutto, ecco, leggo saggi che riguardano un pochino quello che sarà il futuro, o almeno gli sviluppi socio-economici, tecnologici. Questo è un argomento che mi interessa molto, però poi c'è sempre la letteratura, e quindi sto leggendo per esempio un libro della che adesso non mi viene il nome, ma di un autore giapponese molto importante sull'intelligenza artificiale, perché appunto, come dicevo, anche la tecnologia è un aspetto che mi interessa, che anche nella fredda tecnologia poi ovviamente troviamo dei risvolti interessanti. Quello dell'argomento dell'intelligenza artificiale è molto importante, perché sappiamo, insomma, che ha a che fare con le vite, lo avrà sempre di più, forse in maniera anche più presente di quanto immaginiamo adesso. Grazie davvero, Luca Borioni, per il tempo che ci hai dedicato, e grazie, buona giornata. Voi.